Grazie a tutti per questa opportunità che mi donate per introdurre i vostri lavori, per introdurre questo tema veramente interessante e significativo, il lavoro nella piccola casa dall'idea alla realtà. Vi dico subito che mi piace molto questo vostro tema, perché avete fatto vostro uno dei quattro principi che Papa Francesco ci consegna nel quarto capitolo del Vangelii Gaudium, del suo manifesto programmatico a livello pastorale, di dove Papa Francesco ci consegna quattro criteri con cui abitare il mondo, abitare la storia, abitare le relazioni umane, abitare la vita, abitare anche la complessità delle situazioni. Papa Francesco ci dice che la realtà è più dell'idea. E voi avete impostato questa vostra assemblea diventando quasi tutti devoti della realtà. Volete partire dalla realtà per fare discernimento, per cogliere i segni dei tempi attraverso cui lo Spirito vi parla, parla a voi come famiglia cottolenghiana, la realtà che è il luogo teologico per definizione nel quale e dentro il quale siamo chiamati a fare la più bella esperienza della vita, l'incontro con Cristo, il risorto, il vivente. E voi che in modo particolare incrociate, incontrate, toccate ogni giorno le persone fragili, penso ai tanti ammalati che ho incontrato, ammalati di ogni tipo, ebbene vorrei ricordare sempre ciò che ci dice Papa Francesco: gli ammalati sono la carne viva dell'incontro con Cristo. E allora, alla luce di questa scelta sapienziale che avete fatto, cioè dall'idea alla realtà, rimettere al centro la realtà con tutto ciò che la realtà ci dice, io vorrei soltanto introdurre quello che è diventato ormai una realtà, appunto, l'esigenza di diventare tutti una chiesa sinodale. Sì, perché aveva ragione il grande padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, quando diceva, leggo testualmente, diceva così: Chiesa e sinodo sono sinonimi. E ha ragione. Sinodo significa sion odos. Sium significa con, insieme, odos significa strada, per cui sinodo significa camminare insieme. E la Chiesa che cos'è? E qui dobbiamo recuperare due straordinarie costituzioni del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium, di dove si parla della Chiesa come popolo di Dio in cammino, e la Gaudete Spes, di dove si dice che la Chiesa è chiamata a condividere gioie e dolori, amarezze, tristezze, speranze. Ebbene, allora la famiglia del Cottolengo deve fare del camminare insieme, deve fare del percorso del camminare insieme, deve fare della sinodalità un modo di essere, un modo di essere quotidiano, deve essere la costituzione della vostra identità familiare. Perché ribadisco con le parole di San Giovanni Crisostomo, la Chiesa o è sinodale o non è, perché Chiesa e sinodo sono due sinonimi. Allora, fare un percorso sinodale per tutti e anche per la vostra famiglia del Cottolengo significa incamminarsi in un percorso dove la strada maestra è quella per riscoprire l'identità della Chiesa,
se il Vaticano II si pose la domanda: Chiesa, dici tu chi sei? E quindi pose una domanda di senso: tu Chiesa, chi sei? E mi piace riprendere una bellissima definizione di un grande teologo, Teilhard, il quale diceva che la Chiesa è il prolungamento di Cristo nella storia. Oggi, in questo tempo in cui siamo chiamati ad essere Chiesa sinodale, noi dobbiamo rimettere al centro la domanda: Chiesa, tu chi sei? Perché guardate, le tentazioni della Chiesa, cioè di noi tutti, sono tante. Una delle tentazioni ricorrenti è essere una Chiesa clericale. No, il clericalismo, come il neopelagianesimo, come l'ognosticismo, sono tre patologie gravi dell'essere, dell'identità della Chiesa. La Chiesa è il popolo santo di Dio in cammino verso la Gerusalemme celeste. La Chiesa vive il già della prima venuta di Cristo, nell'attesa della parusia, dell'ultima e definitiva venuta di Cristo, quella gloriosa, ma la Chiesa vive nel tempo della storia. E la Chiesa deve essere consapevole che il suo destino non dipende dalle sue sole forze. Non basta la responsabilità, altrimenti cadiamo nel neopelagianesimo, rispetto al quale tante volte Papa Francesco ha detto di stare in guardia, di vigilare. No, noi dobbiamo affermare il primato della grazia di Cristo. Guai se non ci fosse la grazia di Cristo. E anche qui, quando viviamo certi momenti di crisi, non pensiamo che il modo migliore per superarla e vivere l'ognosticismo, cioè aggrapparsi alla mera dottrina e dire va bene, facciamo questo, punto e basta. Ecco, un percorso sinodale è fondamentale per capire che l'identità della Chiesa, o meglio, lo stile della Chiesa, è camminare insieme e l'identità è il popolo di Dio. Per dirla con un grande teologo, Jans von Balthasar, diceva che la Chiesa è la polifonia carismatica. Tutta la Chiesa è carismatica, tutta la famiglia del Cottolengo. Avete un carisma di fondo, poi avete tanta ministerialità, tanti servizi, che devono però essere sinfonici e non in distonia, non distonici. Ecco, noi siamo distonici quando c'è qualcuno nella Chiesa che pensa di essere più puro degli altri, che pensa di essere più bravo degli altri, che pensa di essere, no, più importante rispetto agli altri. Ecco perché dobbiamo riscoprire lo stile della sinodalità come vita ordinaria. La sinodalità non può essere straordinaria, deve essere ordinaria. E camminare insieme come Chiesa pellegrina del mondo significa essere capace di guardare verso l'oltre e verso l'altrove. Anche voi, come famiglia del Cottolengo, state attenti a non diventare prigionieri di quel motto pastorale secondo cui si è fatto sempre così. No, carissimi fratelli e sorelle della famiglia del Cottolengo, siete chiamati in questo momento ad attivare la fantasia della carità, la pastorale della creatività. E soprattutto di mettervi in ascolto, soprattutto in queste ore in cui siete in assemblea, ma dovete sempre mettervi in ascolto ogni comunità, di ciò che lo Spirito Santo vi suggerisce. Ricordatevi quella bellissima intuizione di San Giovanni all'Apocalisse: lo Spirito e la Chiesa quasi in modo reciproco si ascoltano e si dicono e si narrano. Questo significa soprattutto essere Chiesa sinodale e intraprendere un percorso sinodale. Vedete, diceva un grande teologo, che so che è molto conosciuto e stimato dal mio caro amico Don Carmine Arice, è stato ucciso a 34 anni a Flossenbürg, impiccato in un campo di concentramento, era un grande pastore della Chiesa luterana. Si chiamava Dietrich Bonhoeffer, in un libro, Resistenza
e resa. Sentite che cosa diceva questo grande pastore della Chiesa luterana. Diceva così: la Chiesa deve uscire dalla sua stagnazione. Dobbiamo tornare all'aria aperta del confronto spirituale con il mondo. Dobbiamo rischiare di dire anche delle cose contestabili, se ciò permette di sollevare questioni di importanza vitale. Fratelli e sorelle della famiglia cottolenghiana, mi permetto di dire, non abbiate paura della parresia, del confronto, della dialettica. Siate sinceri, sincere. Confrontatevi con parresia, con libertà dello spirito. Ricordatevi il primo concilio di Gerusalemme, quando c'erano due posizioni diverse, quella di Paolo e quella del primo Papa, Pietro. Ebbero il coraggio di confrontarsi e passò la linea di Paolo, che era una linea più aperta, meno prigioniera di certi schemi, di certe procedure o di certe obbedienze ad un modo di essere come prima chiesa della cristianità di Gerusalemme. E allora, siccome il tempo passa inesorabilmente, vi affido un lessico sinodale e vi affido in modo particolare tre parole che mi auguro costituiscano un vostro modo di vivere il percorso sinodale come chiesa, come famiglia del Cottolengo. La prima parola del lessico sinodale che io vi affido è la parola ascolto. La seconda parola è la parola essenzialità. La terza parola è la parola mistica e la parola contemplazione. Fratelli e sorelle, si è sinodo e si fa sinodo quando si è capaci di essere ascolto, ascolto della parola e ascolto di tutti gli uomini, credenti e non, fragili e non, pensanti e non. E noi dobbiamo ascoltare veramente tutti, tutti, la bellissima regola di San Benedetto. Non sentiamo. Sempre che lo spafo, io vi invito a chiedere tutto ciò che è la struttura, tutto ciò che ci impedisce di essere una chiesa libera, bella, non una chiesa prigioniera di pastoie, non una chiesa, mi permetto di dire, burocratica. Noi dobbiamo essere una chiesa generativa, dobbiamo passare, no, da relazioni burocratiche, dalla burocrazia, dalla organizzazione, ad essere una chiesa capace di fecondità, una chiesa generativa, una chiesa capace di generare uomini e donne del nostro tempo all'incontro con Cristo. Quindi una chiesa in ascolto, una chiesa essenziale e una terza parola del lessico sinodale, la parola mistica, fratelli e sorelle. Dobbiamo essere contemplativi, dobbiamo pregare di più, dobbiamo essere mistici. Aveva ragione uno dei più grandi teologi del Novecento, quando si chiamava Karl Rahner, quando diceva che il cristianesimo del futuro o è mistico o non è. Fratelli e sorelle, soprattutto faccio un grande appello a voi, famiglia del Cottolengo, che siete un grande capitale umano. Non dimenticate la mistica, la preghiera. La vostra preghiera sia sempre più mistica, contemplativa. Per usare
Beh, si può essere il nostro esimile. Comincia a chiamare l'elusivo ed è sovrastruttura del Santo Vangelo e poi la mistica, la contemplazione. E poi lasciatemi, mentre mi avvio alla conclusione, perché ripeto, mi è stata chiesta soltanto un'introduzione, lasciatemi che io vi affidi tre percorsi, che mi piace chiamarli le tre conversioni della famiglia del Cottolengo. Ma ciò che dico a voi, dico a me innanzitutto come vescovo e lo dico anche alla mia Chiesa. La prima conversione a cui io vi invito, ma poi tocca a voi fare discernimento, è la crisi pastorale, e cioè, ho sbagliato, la conversione pastorale. Voi della famiglia del Cottolengo cercate di elaborare una pastorale convertita. E qui, per questa prima conversione della pastorale, vi affido tre icone evangeliche. Mi piace pensare alla famiglia del Cottolengo come alla Chiesa Samaritana, prima icona. La seconda icona, mi piace pensare alla famiglia del Cottolengo come alla Chiesa della Maddalena, la prima apostola che ha fatto l'esperienza di Cristo risorto. La terza icona, la famiglia del Cottolengo come una famiglia mariana. Essere una chiesa samaritana significa cercare di bere sempre, di dissetarvi alla fonte del costato di Cristo. Sacramenti, Eucaristia e parola. Chiesa samaritana significa abbeverarsi a Cristo, che può dissetare ogni nostro bisogno di sete, ma essere chiesa samaritana significa essere quel samaritano che non passò oltre come il sacerdote e il levita, ma che si fermò. Voi siete chiamati a fermarvi e a inginocchiarvi di fronte ad ogni fratello e sorella fragile, impoverita, ammalata. Essere una famiglia cottolenghiana della Maddalena significa, a mio modesto parere, non lasciatevi mai rubare la gioia del Cristo risorto. La Maddalena, vi ricordate Gesù cosa dice alla Maddalena? Donna, perché piangi? E poi la Maddalena riconosce in quell'uomo il Rabbunì, il maestro. Rabbunì, maestro. Ecco, che sia così la vostra esperienza di ogni giorno. Non cedete alle lamentele, al pessimismo, al catastrofismo. Non lasciatevi rubare la gioia del Cristo risorto, la gioia della Pasqua. Siate la famiglia del Cottolengo pasquale, della Maddalena, una donna convertita dallo sguardo di Cristo, una donna chiacchierata che diventa la prima apostola della risurrezione. E poi una terza icona per definire la conversione della pastorale. Siate una chiesa mariana, cioè una chiesa secondo Maria di Nazareth. Maria è stata fecondata dallo Spirito e lei sì che è stata una donna capace di generare. Ricordatevi che la Madonna, appena fa l'esperienza che è stata fecondata dallo Spirito, lei si reca dalla sua parente Elisabetta. Allora mi piace pensare alla famiglia del Cottolengo come la chiesa, come la famiglia della Maddalena, la famiglia samaritana e la famiglia che, fecondata dallo Spirito, no? Incontra le povertà di ogni tipo, soprattutto quelle di salute, e genera gli ammalati ad una vita più bella, ad una vita di senso. Voi immaginate tutti quegli ammalati che incontrate,
se non avessero voi come prossimità, come vicinanza, come lo stare accanto. Una seconda conversione, questa più breve, io vi invito anche ad una conversione culturale. Che significa una conversione culturale? Significa che noi siamo chiamati a cambiare la mentalità, il modo di ragionare, il modo di pensare. Noi oggi siamo chiamati ad abitare i nuovi areopaghi, le nuove agorà, le nuove piazze, le nuove situazioni. Voi immaginate che cosa è il dopo Covid? Immaginate che cosa sarà il postumanesimo, il transumanesimo? Immaginate cosa saranno le sfide dinanzi all'intelligenza artificiale. Noi saremo chiamati ad un discernimento comunitario meraviglioso, però abbiamo bisogno di un approccio meno ideologico e abbiamo bisogno di ripensare al nostro modo di ragionare. Per dirla con una bellissima espressione di una donna ebrea, ventottenne, olandese, che fu uccisa anche lì ad Auschwitz, et illesum, noi dobbiamo convertire il cuore pensante, cioè dobbiamo convertire il cuore e la mente. E una terza e ultima conversione, conversione pastorale, con le tre icone che vi ho consegnato, la Maddalena, la Samaritana e Maria, una conversione culturale rispetto alle, come dire, rispetto alle grandi, grandi, grandi sfide del nostro tempo. E poi un'altra grande, grande conversione, la conversione ecologica. Anche voi, famiglia del Cottolengo, dovete dare una mano a questa sfida a cui ci richiama Papa Francesco, soprattutto con quella straordinaria enciclica della Laudato Si. Anche voi dovete essere la famiglia del Cottolengo che dovete cercare di sensibilizzare, di arginare tutti gli sfruttamenti dall'acqua al gas, dal gas, pensate a tutte le forme di energia rinnovabile, pensate a questa sfida della transizione ecologica, pensate a questo sviluppo integrale, carissimi fratelli e sorelle della famiglia del Cottolengo, ve lo dico col cuore aperto, lo dico soltanto per amicizia, con amicizia, per fedeltà al Vangelo di Gesù. Questa terza conversione è fondamentale. Noi non dobbiamo più sfigurare la Madre Terra, che diventa sempre più matrigna perché noi l'abbiamo sfigurata. Per cui la conversione ecologica per me è fondamentale. E mi permetto di dire che, come dice Papa Francesco, siamo invitati ad abitare le periferie esistenziali, ma attenzione, anche Papa Benedetto XVI diceva che dobbiamo abitare i deserti spirituali. Ecco, i deserti spirituali e le periferie esistenziali, due facce di una Chiesa missionaria. L'augurio che faccio alla vostra assemblea, e quando volete, Don Carmine sa, per l'amicizia che mi lega, per la stima che ho nei suoi confronti, io ci sono come compagno di strada della vostra famiglia. Mi piace condividere con voi i vostri sogni, ma anche condividere le vostre difficoltà. L'augurio che faccio è che la famiglia del Cottolengo, grazie a questa assemblea, possiate non soltanto riconfermare la vostra fedeltà a Gesù, al Vangelo e al vostro carisma, ma che possiate affermare anche la vostra fedeltà al mondo, alla terra. Ecco, una duplice fedeltà. Mi piace pensare alla famiglia del Cottolengo che salda il cielo e la terra al cielo, che questa assemblea vi faccia sempre più unire la terra al cielo, il cielo e la terra, perché questo significa essere fedeli alla scelta di Dio che si è fatto uomo, al principio della incarnazione. Buona assemblea e un abbraccio a tutti.